E benvenuta, bentornata nel regno di Kusai ASMR. Qui è Cate del Futuro che vi parla. Se sentite dei cambi di audio è perché ho deciso di lasciare dell'audio originale di questo video. Questa è una vecchia prova di un video dove provavo appunto a fare delle saponette profumate. Il video non l'ho mai pubblicato perché non mi è venuto, però ho deciso lo stesso di alla fine editarlo e farvelo vedere, perché alla fine in realtà le saponette, spoiler, mi erano riuscite bene, anche se a dirlo tutto non così profumate come speravo. Però dato che avevo usato tutti strumenti economici o cose insomma un po' così improvvisate, alla fine sono anche venute meglio di quello che si pensava, anche se ovviamente puntavo molto in alto. Quindi se ci sarà qualche cambio di audio diverso è perché ho lasciato appunto quello originale. Spero che comunque il video ti piaccia e buona visione. Il video volevo farlo uscire ad Halloween, quindi avevo tirato fuori tutti questi stampini che volevo utilizzare appunto per fare delle saponette profumate di Halloween. Però spoiler, non le ho utilizzate nemmeno mezzo. Quindi poi cosa ho tirato fuori da utilizzare? Del colorante alimentare. Dato che le saponette vanno sulla pelle, il colorante alimentare, se puoi ingerirlo, vuol dire che puoi anche mettertelo sulla pelle. E questi colori di Halloween mi sembrava sciogliere la glicerina ai microonde. Nel frattempo ho preparato i colori mischiati con un po' di acqua e da inserire insomma. Sacco. È uscito verde. Ma come verde? È nero, vabbè. Scopriamo le creazioni che abbiamo realizzato. Il nero è diventato verde.
Wow. Secondo me questo è stato